Dopo 24 anni il Viareggio torna a Grosseto e torna anche il derby. L'ultima volta le zebre furono di scena allo Zecchini nell'ottobre del 1989, era il campionato interregionale, quando i bianconeri poi lo vinsero, vincendo anche quella partita 1-0 con il gol di Pontis. Che sia di buon auspicio, le strade si ricongiungono in un momento delicato per le due formazioni, reduce entrambe da sconfitte. Quella del Grosseto, che ha esonerato anche l'ex tecnico bianconero Stefano Cuoghi, che ha perso a Lecce 1-0 con il ritorno in panchina di Antonello Cucureddu, terzo tecnico di stagione dopo che il vulcanico presidente Camilli aveva silurato statuto, sostituito poi con Cuoghi. Il Viareggio è reduce della sconfitta per 2-0 in casa con il Perugia e cerca un riscatto. Mister Lucarelli deve fare a meno di Ferrari influenzato, pizza con la pubalgia, Fabiani per un dolore al ginocchio, recupera della Latta che era a letto con la febbre. La probabile formazione è Gazzoli fra i pali, Celiento, La Morte, Conson, Peverelli o Falasco in difesa, Gerevini, Galassi, Gemignani a centrocampo, Rosafio, De Vena, Romeo e Vannucchi, nostro ospite martedì in bianconero, in attacco. Il Grosseto recupera gli squalificati Obodo e Di Cuonzo, ma ha squalificato il legittimo. Nei Maremmani in difesa gioca il viareggino Leonardo Terigi, che mister Cuoghi ha definito uno dei migliori centrali del campionato.